Buongiorno a tutti, noi siamo Alex Curti e Prisca Basevi, due studenti eh, dell'Università di Modena e Reggio Emilia di Medicina e Chirurgia. E in questa presentazione vi vogliamo parlare di mindfulness e di come pazienti con una diagnosi di malattia oncologica possano trarre beneficio da questa pratica. Una diagnosi di malattia oncologica mette inevitabilmente a discussione la nostra consolidata visione del mondo e della vita come un qualcosa di controllabile o come un qualcosa di prevedibile. A livello esistenziale le persone sono costrette ad affrontare, spesso per la prima volta, la morte, la mortalità, la labilità della vita. Seguiranno cambiamenti radicali nell'aspetto, nello stile di vita, nelle capacità funzionali di questi pazienti e anche i progetti di vita saranno necessariamente stravolti e rivalutati. Lo stesso futuro sarà contaminato da una costante angoscia di un peggioramento del quadro clinico o di una possibile ricomparsa del cancro. Questi sono solo alcuni dei tanti sintomi a cui il paziente con una diagnosi di malattia oncologica può andare incontro, da ansia a depressione, a disturbi del sonno, all'affaticamento cronico, al dolore. La paura e lo stress di un trattamento chirurgico o di un intervento chemio o radioterapico. Ci chiediamo allora come possiamo affrontare tutto questo. Noi abbiamo a disposizione delle strategie, delle strategie di coping. Il termine coping deriva dall'inglese to cope, e significa affrontare. E con coping intendiamo quelli che sono sforzi cognitivi e comportamentali messi in atto da un individuo per affrontare e gestire eventi stressanti. Classicamente a livello psicologico identifichiamo due tipi di strategie di coping. Da una parte, strategie focalizzate sul problema, dall'altra parte, strategie focalizzate sull'emozione. Le prime sono ottimali nel momento in cui il problema è un qualcosa di circoscrivibile, di ben definito e di cristallizzato. D'altra parte, le strategie focalizzate sulle emozioni sono volte alla regolazione di quelle che sono emozioni negative derivanti da un evento stressante. Ora, nell'esperienza di malattia, di malattia oncologica, ci sono almeno tre elementi, tra cui l'incertezza, la paura di perdere il controllo e il continuo cambiamento, che sono elementi non così ben definiti, sono problemi esistenziali, per cui è necessario ricorrere a strategie che siano focalizzate sulle emozioni. Ed è proprio tra quest'ultime che rientrano gli interventi basati sulla mindfulness, noti con l'acronimo inglese MBI mindfulness based interventions. Che cosa intendiamo allora quando parliamo di mindfulness? Secondo la classica definizione data da John Kabat-Zinn, mindfulness significa porre attenzione, ma porre attenzione in una maniera particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante. In altre parole, secondo alcuni studiosi come Carson e Shafiro, sono tre gli elementi fondamentali da tenere in considerazione. La prima è l'intenzione. L'intenzione consiste nel conoscere il perché della nostra pratica, contiene le nostre aspettative, i nostri obiettivi, consentono di dare un direzionamento alla pratica stessa. L'attenzione costituisce il fulcro centrale della mindfulness, l'attenzione volta al momento presente tramite diversi esercizi basati sulla meditazione, sul respiro, sul body scanning. E infine l'atteggiamento. L'atteggiamento consiste nel come la pratica della mindfulness viene effettuata, cioè questo prestare attenzione è un prestare attenzione in maniera non giudicante, accettante, con apertura mentale, con curiosità e gentilezza. Tutto questo è consapevolezza, tutto questo è mindfulness. Gli effetti della pratica di mindfulness sono molteplici. Essa consente una migliore regolazione delle emozioni, una migliore flessibilità sia cognitiva che comportamentale, e consente anche di chiarire quelli che sono i valori e le priorità fondamentali della vita. C'è poi un elemento sostanziale da ricordare, perché accettazione in questo contesto potrebbe sembrare paragonabile a lasciarsi andare o al non provare a curare la malattia, ma questo non è assolutamente vero. Mindfulness significa riconoscere la propria situazione, ma senza abbandonarsi al dolore. Tra i vari interventi basati sulla mindfulness ricordiamo quello ideato nel 1979 da John Kabat Zinn, programma noto come Mindfulness-Based Stress Reduction. L'efficacia di interventi come la Mindfulness Based Stress Reduction è stata comprovata da numerosi studi, tant'è che questa pratica è stata inserita all'interno di numerose linee guida, tra cui quelle dell'NCCN, la National Comprehensive Cancer Networks, per la cura integrata del paziente oncologico. Come osserviamo ad esempio in questo articolo, l'efficacia dell'intervento MBSR è stato comprovato in numerose aree, in particolare esso in grado di ridurre sintomi ansiosi, depressivi, rabbia, lo stesso faticamento cronico. E in particolare a partire dal programma MBSR sono poi stati ideati numerosi adattamenti, ognuno dei quali più specifico, più mirato, costruito su misura per alcune popolazioni di pazienti. È da qui che è proprio nato alla fine degli anni 90 il programma noto come Mindfulness Based Cancer Recovery dall'idea di alcuni ricercatori come la Carlson e Speca. Esso condivide gli stessi ingredienti della Mindfulness Based Stress Reduction sul controllo e gestione dello stress e sulla meditazione mindfulness con alcune modifiche. Ad esempio, gli incontri settimanali, che nel programma MBSR sono della durata di due ore e mezzo o di tre ore, nell'NBCR essano una durata dimezzata, attorno a 90 minuti, proprio in virtù della più facile faticabilità di questi pazienti. Inoltre questo programma della durata di otto settimane consta anche di 45 minuti di esercitazioni individuali al giorno da effettuare a casa tramite pratiche di meditazione e di yoga e infine un ulteriore workshop della durata di sei ore tra la sesta e la settima settimana concentrata su quelle che sono le sfide che sia il paziente sia i suoi familiari sono costretti ad affrontare durante il decorso della malattia. L'efficacia di questo programma MBCR è stata recentemente comprovata da uno studio del 2013, lo studio Mindset, il quale ha reclutato più di 270 donne sopravvissute al cancro della mammella, tutte con un grado significativo di sofferenza. E in particolare questo intervento è stato innovativo perché per la prima volta gruppi di intervento basati sulla mindfulness sono stati messi a confronto con altri gruppi attivi di intervento, tra cui la terapia supportivo espressiva basata sulla regolazione delle emozioni e su gruppi di supporto. Entrambi i due gruppi poi sono stati paragonati a una condizione di minimo intervento, un unico seminario sul controllo e la gestione dello stress. Inoltre, questo studio è stato innovativo perché ha sottolineato l'importanza non solo di outcome psicologici, in quanto ha ridotto sintomi come ansia, depressione, stress, ha portato a un aumento della qualità di vita autopercepita, a un aumento della spiritualità e della crescita post-traumatica, ma sono stati valutati anche outcome di tipo biologico, ad esempio, gli effetti della pratica della mindfulness sono stati ottenuti anche nelle curve di cortisolo giornaliero. E in particolare donne assegnate sia al programma NBCR sia al programma SET hanno ottenuto delle curve più fisiologiche di cortisolo rispetto a quelle ottenute nelle donne assegnate alla condizione di minimo intervento. Una nuova prospettiva è rappresentata da iCALM, che è un adattamento dei corsi NBCR eh, online. Gli utenti in questo corso sono muniti di webcam e eh, microfoni e ricevono effettivamente mindfulness-based cancer eh, recovery. Eh, I partecipanti eh, potevano, durante gli incontri, interagire con gli altri pazienti in questo corso e con il loro istruttore. Eh, su 62 pazienti l'83% ha completato il corso e ben il 40% ha affermato che il corso ha ehm, eh, incontrato le proprie aspettative a riguardo e addirittura il 60% ha affermato che questo le ha superate. Inoltre tutti hanno affermato che raccomanderebbero il programma ad altri pazienti in terapia oncologica. Nello specifico, eh, prendendo come esempio uno studio di Carson e Ursuliac, comprendente 89 pazienti con diagnosi di cancro divisi in pazienti assegnati al trattamento in BCR e, e pazienti controllo, si è osservato che i pazienti col trattamento mindfulness based miglioravano significativamente, sia dal punto di vista del miglioramento del tono dell'umore, con un più 65%, e un miglioramento dei sintomi legati allo stress, che si settava su un più 35%. I pazienti, nello specifico, hanno riferito un calo dei livelli di tensione, depressione, rabbia e problemi di concentrazione, oltre che sintomi, legati al, sintomi cardiorespiratori legati all'ipervigilanza, quali tachicardia, palpitazioni, iperventilazione e sintomi neurologici come i capogiri. Eh, sono calati anche comportamenti tipicamente legati allo stress, quali il fumo, l'insonnia, il bruxismo e l'overeating. Inoltre lo studio si è concentrato sull'analisi pre e post programma del sistema immunitario e del sistema endocrino. Per quanto riguarda il sistema immunitario, non sono emerse significative variazioni del numero totale dei linfociti, ma è stata riscontrata una produzione di interleuchina 4, che è un'interleuchina a significato antinfiammatorio, e un calo dell'interferone gamma e dell'interleuchina 10. Questo è coerente con uno shift del profilo immunologico, ehm, da uno più tipicamente legato a sintomi depressivi a uno appunto eh, più fisiologico. Sotto eh, I pattern di cambiamento citochinico eh, con follow-up a un anno supporta comunque l'evidenza di una continua riduzione delle citochine preinfiammatorie. Sotto la le lente degli studiosi è stato anche compreso il cortisolo, che sappiamo è uno degli ormoni principalmente secreti in situazioni di stress e il suo equilibrio è alterato in numerose condizioni patologiche croniche, quali anche la malattia neoplastica la curva dei cambiamenti del pattern diurno dei livelli di cortisolo sembra essere un importante indicatore di salute e di regolazione dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene profili normali o appiattiti della curva sono stati associati a una diminuzione del funzionamento psicologico e anche a una minor sopravvivenza in pazienti con diversi tipi di patologia neoplastica guardando alla realtà locale oh, scusate Guardando la realtà locale, eh, nel 2014 nella nostra azienda ospedaliera all'interno del reparto di oncologia è nato il progetto Mind for Me, che è uno studio prospettico sull'impatto di un programma MBSR sulla qualità di vita di pazienti rispettivamente con cancro al seno in stadio prima e stadio terzo e tumore del colon in stadio 2 ad alto rischio e stadio terzo in corso di chemioterapia adiuvante. L'obiettivo primario era quello di valutare la fattibilità, l'efficacia e l'adattabilità al nostro contesto sociale e la riproducibilità dell'approccio MBSR. E in seguito si voleva anche andare a valutare l'efficacia che questo approccio poteva avere sui sintomi da stress, oltre che l'impatto sulle variazioni dell'assetto immunitario mediante le misurazioni delle sottopopolazioni linfocitarie e gli indici di sindrome infiammatoria cronica sistemica. Inoltre si andava a valutare la variazione dei dosaggi ormonali attraverso la cortisoluria delle 24 ore e del profilo immunologico. Durante lo studio eh, si è fatto l'arruolamento dei pazienti e eh, nel preintervento è stata fatta la somministrazione di un questionario sulla percezione dello stress e sulla qualità di vita, oltre che eh, il fatto che i pazienti sono stati sottoposti a un prelievo ematico per eseguire tipizzazione linfocitaria, determinazione della PCR e dosaggio della cortisoluria delle 24 ore. Nel periodo di trattamento, quindi quando effettivamente i pazienti hanno ricevuto eh, il trattamento MBSR, sono stati fatti otto incontri settimanali della Durata di due ore e mezza ciascuno, con un incontro onnicomprensivo tra la, qu la, qu la quinta e la sesta settimana di sei ore. Al paziente sono stati forniti eh, compact disc e materiale figurativo per facilitarne la pratica a domicilio, che era una pratica quotidiana che consisteva in 40 minuti divisi tra le tre tecniche fondamentali, quali la meditazione seduta, il body scan e eh, l'ata yoga. Inoltre sono stati riproposti i questionari, eh, ri rieseguiti i prelievi ematici e l'esame urina. Questo dopo 4 settimane e dopo 8 settimane. Nel periodo post-intervento sono stati fatti incontri periodici, detti di rafforzamento, ogni 3 mesi, sono stati riproposti i questionari sulla qualità della vita e sono stati risottoposti i pazienti ai prelievi ematici e a tutti gli esami biomorali che vi abbiamo elencato prima. I risultati sono che all'ottava settimana risultava una riduzione della mediana dei CD3, dei CD4 e dei CD8 oltre che della PCR. E gli item del questionario somministrato per la depressione e l'ansia mostrano un trend in calo del punteggio medio da moderato a lieve e un significativo aumento della qualità di vita autopercepita dai pazienti. Quindi, da questi dati è emerso come MBSR sia un utile strumento per il superamento di una situazione di stress acuto, quale appunto la malattia oncologica. Abbiamo voluto riportare le testimonianze di alcuni pazienti che hanno proprio preso parte a questo studio Mind4Me, riprendendo i punti chiave del concetto di mindfulness che vi abbiamo introdotto prima. Lunedì ero a fare la chemioterapia. Ho sentito per caso, da dietro un paravento, un medico che diceva a una paziente che per lei non c'era più nulla da fare. Ho avuto una grande sensazione di tristezza, un amaro in bocca, la sensazione di non avere una via di fuga. La notte non dormo dalla paura. Come si affronta tutto questo? Il fatto di vivere con consapevolezza un evento difficile mi permette di circoscriverlo, di viverlo in modo più freddo, da uno spazio di lucidità che permette di non farlo diventare enorme. Uso la consapevolezza del respiro quando sono in radioterapia. Devo stare fermo a lungo, in una posizione molto scomoda e dolorosa per il taglio dell'operazione. Ascolto allora il respiro consapevolmente. E il tempo passa senza affanno. Ho continuato la pratica, cerco di vivere momento per momento, non faccio progetti e mi sembra di stare meglio. Anche se i problemi di salute non si sistemano, sto facendo anche la radioterapia. M ho cercato di fare come ho imparato qui, stare ferma, dritta ed affrontare il problema. Ora ci terremo che voi provasse parte di quello che hanno provato questi pazienti facendo questo corso, quindi vi invitiamo a chiudere gli occhi e a concentrarvi sul vostro respiro. Potete sentire l'aria entrare inspirando dalle vostre narici o il movimento del torace e dell'addome. Se non sentite nulla, posizionate le mani sull'addome e notate come la vostra mano lentamente salga e scenda col vostro respiro. Se volete, potete trattenere un poco il respiro prima di espirare o lasciarlo andare normalmente. Il vostro corpo sa come respirare. Focalizzatevi sul respiro. Quando la vostra mente inizierà a vagare, e lo farà, cercate semplicemente di riportare l'attenzione al respiro. Grazie. Anche solo per un minuto questo esercizio consente di fermarci per un attimo ed essere consapevoli del momento presente. Quindi quello che vogliamo che rimanga da questa presentazione è il fatto che l'evidenza dell'efficacia di MBI e MBCR in campo oncologico sono sempre più riconosciute. Questo tipo di approccio può aiutare a migliorare gli outcome sia psicologici che biologici nei pazienti con malattia neoplastica, soprattutto se confrontati con i protocolli di cura abituali. E ci auguriamo che nel prossimo futuro verranno sempre più sviluppati adattamenti del programma online, app e self-study che porteranno eh, questo tipo di approccio in più livelli nell'ambito medico sanitario. Vi ringraziamo per essere stati mindful con noi. Bene, se c'è qualche domanda, prego. E vorrei sapere se esistono dei correlati neuroanatomici, neurologici legati a questa pratica. Grazie. Grazie per la domanda. Eh, diciamo che qualche studio esiste, sono studi ancora in parte iniziali, però sono stati fatti per esempio uno studio di Davidson ha per esempio mostrato come gli effetti della pratica di mindfulness possono modificare la pattern di attivazione del aree cerebrali. Ad esempio studi che l'hanno effettuata per molto tempo hanno avuto delle attivazioni maggiori nella corteccia prefrontale di sinistra rispetto ad altri pazienti. Oppure in altri studi ancora addirittura è stato osservato una, un cambiamento nel volume di alcune aree, ad esempio la corteccia eh, dell'insula, piuttosto che a livello dell'area prefrontale, sempre dalla corteccia sensoriale primitiva. È chiaro che siamo ancora molto lontani dal capire quali sono le basi neuronali, le basi endocrine immunologiche attraverso cui questo tipo di pratica può eh, esercitare i suoi effetti, però ci auguriamo che nel prossimo futuro ci saranno sempre più ricerche a riguardo. Eh, a me piacerebbe chiedere se esiste un momento ideale o comunque se è, voi potete dire un momento ideale in cui bisognerebbe iniziare. Per esempio lo studio che avete presentato voi, quello di Modena, è stato fatto durante la chemioterapia di Uvante. Cioè se si può iniziare prima oppure se è quello il momento. Non so. Grazie. Ah. Grazie per la domanda. Eh, allora, sì, lo studio che abbiamo presentato è stato appunto quello che è stato fatto qui a Modena: è stato fatto in pazienti durante la chemioterapia e dopo la chemioterapia, sempre per andare ad agire su quella che era anche la paura soggettiva che è stata testata in questi pazienti della ricorrenza di malattia. Perché, come sappiamo, un paziente che eh, finisce con la chemioterapia e magari gli si dice anche, guarda, adesso la malattia è in remissione, sei guarito, sono stati nei casi più positivi. Continua ad avere questo costante stato ansioso, per cui ha paura di un peggioramento, di una ricorrenza di malattia, quindi comunque andrebbe continuato nel lungo periodo perché si sono osservati benefici un periodo di inizio, eh, da quello anche che mi è stato detto, eh, mh, da concordare con il paziente quando si sente pronto, perché farlo anche subito al momento della diagnosi di malattia oncologica potrebbe insomma, sconvolgere anche i ritmi del paziente, considerando che è una pratica quotidiana. Anche quindi, insomma, con il suo consenso, diciamo, nell'alleanza terapeutica di cui si parla sempre, si. Cerca di capire quando è giusto imbricare questo tipo di approccio. Benissimo, ecco. allora grazie mille.